Giornata ricca di eventi, quella dell'8 marzo presso il Country Club I Fiordalisi di Forlì. Roberto Bacchini, pianista del gruppo Cameristi Cromatici, quando nacque questo gruppo? Nacque lo scorso anno, a settembre-ottobre, e nacque dall'amicizia con il primo oboe della Rai di Torino, Carlo Romano, che dall'amicizia diciamo che si è creata abbiamo iniziato poi a fondare questo gruppo, formato appunto da quintetto d'archi, più oboe e pianoforte. Serata di beneficenza allietata dalla vostra musica, quali le proposte? Questa sera ascolteremo un concerto di Cimarosa per oboe e archi, poi abbiamo in programma l'adagio del concerto di Benedetto Marcello, che è un adagio molto famoso e importante, diciamo, scritto da Marcello, dedicato appunto al suono dell'oboe. Poi un concerto in re maggiore di Antonio Vivaldi, seguirà una suite mozartiana che è un arrangiamento, una trascrizione che ho fatto per il nostro ensemble che comprende praticamente tre arie di Mozart, e poi abbiamo praticamente nella seconda parte temi diciamo dedicati alla musica da film, in questo caso a Ennio Morricone, sempre trascritti da me per l'organico, e Oblivion di Piazzolla e poi La vita è bella di Nicola Piovani. Sussiste una connessione tra i brani scelti? Ma sì, diciamo che in genere è abitudine presentare al pubblico una prima parte diciamo di brani più impegnati, di stile classico, barocco, e poi in genere nella seconda parte mettiamo sempre della musica da film proprio per allietare, cioè in modo particolare la gente con queste melodie, questi temi famosi.